Io abito qua a 10 anni. Sotto coronavirus, qua sopra stava un paesano nostro. Loro abitano tutti 11, sta dentro due camere. Una ci sta a contatto con una positivo, ha fatto un macello proprio. Tutto è arrivato positivo, sempre dentro casa. Qualcuno è andato per lavorare perché deve stare al lavoro. Se senza lavoro come vanno avanti? Non ce l'hanno un medico di base, ma non lo sa dove deve andare per fare una visita. E inter loro hanno portato per fare tampone, per fare tutte cose. Loro adesso sta benissimo. Quanto tempo sta in Italia? 32 anni, anzi 33 anni. Adesso è scaduto il documento, sono in difficoltà, veramente in difficoltà. Non riesco a trovare un contratto per rinnovare. Sono clandestino adesso, l'arancia. È importante per me la salute. Ho fatto quasi 5 tamponi, dopo domani c'ho altri tamponi. Se tu potessi, lo faresti il vaccino per stare più al sicuro? Se mi chiamano va bene, 63 anni. Di quando hai Covid ho perso il lavoro, non posso pagare l'affitto. Ti prendi il sacco a pelo e dormi per strada, appoggiata di qua di là, non sono fissa. Io vengo dall'Ecuador. Ho 67 e sostituisco a delle persone che hanno da fare e mi guadagno così qualche ora. Si tirerà fuori 100 euro, 200 euro, esagerando però. Queste persone sono più fragili, molto fragili e rischiano di essere invisibili. Il nostro obiettivo primario è quello di essere da ponte con il servizio sanitario regionale, fornire assistenza sanitaria alle persone che si trovano in difficoltà in strada, migranti, senza fissa dimora. Per il Covid non possiamo fare un'anamnese, i pazienti non possono più entrare nel camper, però mi raccontano le loro storie, chiedono aiuto per fare il vaccino. Quando riusciamo facciamo noi la loro prenotazione per il vaccino. Ma tanti non possono vaccinarsi proprio perché non hanno l'accesso al sistema sanitario nazionale. È interesse di tutta la collettività quella di vaccinare il più possibile tutti gli abitanti, anche le persone che si trovano in insediamenti informali o per strada. Non è che chiediamo che queste persone passino le file assolutamente, ma semplicemente che vengano considerati nella programmazione. Il piano vaccinale non deve guardare lo status giuridico delle persone. Se una persona viene considerata fascia debole, non c'entra niente se è rifugiato, immigrato o magari nato a Roma o a Milano, che non ha carta d'identità, che è permesso di soggiorno o non permesso di soggiorno, tu la devi vaccinare. La gestione della pandemia è stata errata dall'inizio nel tutelare le categorie più svantaggiate socialmente. È stato dato per scontato il dispositivo di protezione individuale più importante di tutti. Il tetto. Dentro la camera mia abitiamo tre, io, mio padre e un'altra cugina. Un'altra camera, se più grande, abitano un quattro. Due camere abbiamo sette, se qualcuno sta malato io non posso andare al lavoro. Una famiglia che abitava in uno dei insediamenti informali. Tutti non avevano i sintomi, però hanno avuto un contatto con qualcuno e dovevano spiegare che dovevano stare in isolamento. Era difficile stare in isolamento, lasciando tutti i lavori. È una signora proveniente dall'Honduras che ha fatto la sanatoria e la persona anziana in cui lei badava ha preso il Covid. Dopo anche lei ovviamente è uscita positiva al Covid, non aveva neanche lei la tessera sanitaria, neanche il codice fiscale provvisorio. La signora è stata mandata via ovviamente e quindi era in mezzo alle strade. Abbiamo sottoscritto una lettera chiedendo che la fragilità sociale venga messa insieme a quella anagrafica e quella clinica. Abbiamo chiesto che ci sia un'attenzione particolare in queste comunità, i ghetti del Foggiano ad esempio. Pensiamo alle persone che vivono senza fissa dimora nella città di Roma. Una quota di persone molto elevata, quasi 500.000. Non possiamo considerare di tutelare queste persone dopo le altre. Per quanto riguarda del caso delle occupazioni abitative, dal decreto Renzi Lupi, in base all'articolo 5, le persone che vivono o dimorano in occupazioni abitative non possono più dichiarare la residenza all'interno dell'edificio occupato, non hanno più la possibilità di accedere alla tessera sanitaria, bisogna trovare degli escamotage. Ad esempio la tessera STP, che è l'acronimo di straniero temporaneamente presente. Il territorio di Roma è organizzato con numerosi ambulatori che rispondono a questi tipi di bisogni di salute, ma sono sempre sotto organico. Se io un giorno mi sistemo, io devo essere vaccinata perché la persona che mi assuma non mi vuole a casa sua se non sono vaccinata, perché ha paura, perché sono praticamente inquadrata in una situazione di pericolo. Speriamo che lo faccio io, quella che abita con me, facciamo con tutte, così non rischiamo nessuno. Me lo faccio, sì, me lo faccio. Prima penso in la gente che necessita più questo vaccino. All'arrivare il momento di io poter farlo, mi piacerebbe farlo. Sì, però senza documenti, senza tessera, senza niente, non posso fare questo. Noi dobbiamo fare un sforzo maggiore di informazione
e di dire a loro che senza nessun tipo di problema possono essere vaccinati. Articolo 32 della Costituzione italiana dice che il diritto alla salute sta al capo dell'individuo. Riscontriamo che all'interno delle domande frequenti dell'AIFA viene espresso che tutte le persone, a prescindere dal titolo di soggiorno e a prescindere dalla tipologia di documento anche scaduto che abbiano, saranno tutelate. Serve la metodologia, serve chiarezza nel sapere dove e quando. In alcune regioni c'è una problematica dovuta alla piattaforma informatica che le regioni hanno messo in piedi per poter prenotare le vaccinazioni. Il percorso informatico che è stato previsto esclude dalla prenotabilità gli STP oppure gli ENI. Queste persone, in particolar modo gli STP, non hanno un codice TEA perché non hanno un'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Alcune regioni potrebbero fare di più, trovare una modalità alternativa. Stiamo facendo di tutto perché queste popolazioni possano essere raggiunte dalla campagna vaccinale. Da parte della Regione Lazio verrà emanata in tempi molto brevi una nota regionale che permetterà di includere quindi finalmente popolazioni dei centri di accoglienza, popolazioni delle occupazioni abitative e popolazioni soprattutto senza fissa dimora. Poi c'è un secondo elemento, che laddove fosse anche possibile, perché le persone sono in possesso di un codice TEAM, magari non riesco a fare la prenotazione oppure non hanno chi realmente riscontra le persone sul territorio. Quindi è importante anche avere un'attività di outreaching nel riscontrare dove sono le persone che potrebbero rientrare nelle classi di priorità nella vaccinazione, cercare di risolvere questi problemi che sono tecnico-burocratici. Purtroppo la divisione in 21 sistemi sanitari diversi, 19 regionali e 2 province autonome, non aiuta. L'unica regione che ha tentato degli interventi strutturali è sicuramente la Regione Puglia. Coinvolge diversi attori del territorio sviluppando un sistema di intervento di medicina di prossimità nei luoghi dove il bisogno era maggiore. Noi abbiamo rappresentato già al Ministero della Salute una modalità appunto attuativa, ha bisogno anche di una metabolizzazione. Certamente la piattaforma regionale non può essere un ostacolo alla funzione di un bene. Prevedere delle modalità un pochino più dirette. Abbiamo visto come, soprattutto nelle occupazioni, il fattore comunità, il coordinamento interno sia un fattore protettivo enorme. Persone particolarmente motivate interno all'occupazione diventano referenti nel fare da collante poi con le ASL. L'interesse da parte della comunità ovviamente c'è, con tante preoccupazioni ovviamente, perché tantissime informazioni generano disorientamento, e che è fondamentale che i sanitari chiariscano. La tipologia di vaccino che si sta pensando di utilizzare parrebbe essere la versione monodose, quindi il vaccino Johnson & Johnson, per una maggiore praticità di utilizzo. Nonostante le difficoltà imposte dall'articolo 5 del decreto Lenzilupi, si sta lavorando all'interno dei nostri progetti per cercare di garantire la domiciliazione sanitaria di queste persone all'interno dell'insediamento informale nel quale vivono. Secondo dei motivi, per il momento, di lavoro, di salute o di scuola, queste persone possono avere accesso al medico di base per un periodo di tempo limitato da 3 mesi a 1 anno, però è già una grande vittoria.